pronta al grande passo. L'ex Gefina dalla risposta sempre pronta ha rilasciato un'interessante intervista sulle pagine del settimanale di Alfonso Signorini. Alcuni dettagli sia sull'esperienza vissuta all'interno della casa del grande fratello VIP che sulla sua vita privata. In particolar modo sull'un roseo futuro con il fidanzato Pietro Delle Piane, con cui spera di convolare presto a nozze. Un'esperienza forte e decisiva quella intrapresa nella casa più spiata di Apostrofo. Non usa mezzi termini per descriverla su chi, ancora oggi ho gli incubi pensando alla casa, sogno i mostri e urlo di notte, sogno di fermarmi sempre sull'orlo del precipizio. Il grande fratello mi ha segnata, ho meno fiducia nel genere umano. L'ex Gefina non le ha mai mandate a dire e nonostante un caratterino spesso molto pungente, non la si può certo accusare di poca trasparenza, mi sono trovata persone che mi professavano amore e che poi, pur di andare in TV, mi hanno attaccato senza motivo in modo cattivo. Il riferimento cade su Enrica Bonaccorti, si è accanita su di me dandomi dell'immatura anziché mostrarsi affettuosa e comprensiva come faceva ogni volta che mi incontrava. Ma quelli che attaccavano me e Pietro in TV, che cosa ci hanno guadagnato? Assist ben servito per poter svelare qualcosa in più anche sulla propria vita privata e sentimentale. E prende la palla al balzo anche Pietro. Continua a leggere dopo le foto. Ogni settimana arrivava qualcuno a parlare male di lei. Penso alla Marini, l'Alessa, la Nunez, Patrick, per non parlare delle accuse sul mio passato. Ogni volta saltavano fuori persone con le quali mi ero messaggiato 10 anni fa. Ognuno cercava di farsi invitare in TV per gettare fango su di noi. Pietro è pronto a portare la Elia all'altare. Voglio che tu sia mia per contratto e che la smetta di vivere come un adolescente. È arrivato il momento che ti prenda delle responsabilità. Punto. Voglio sposare Antonella adesso che l'amore è come il primo giorno. Sono sempre scappato di fronte al matrimonio, ma ora è diverso. Sembra essere dello stesso parere. Io e Pietro non abbiamo mai convissuto. Devo conoscerlo sotto questo aspetto. Allora lo dico, mi impegno, se va bene la convivenza. Fra un anno ci sposiamo.